Autori e letture, podcast di Edizioni 03, presenta l'opera Memoranda Veronese 2024 di Italo Martinelli. Più che un'agenda, una memoranda. L'anno scorso, ahimè come passa in fretta il tempo, accingendomi a scrivere i primi capitoli introduttivi dell'edizione 2023 di Memoranda Veronese, mi chiedevo, forse un po' retoricamente, mettendomi nei panni di un futuro lettore, ma come? Un'altra agenda? La risposta che diedi, e mi diedi, allora, credo sia ancora attuale e presente, dal momento che, se è pur vero, come ammoniva l'inarrivabile Virgilio nelle Georgiche, che fugit irreparabile tempus, è altrettanto vero che non viene meno neanche in noi la fame e il desiderio di trovare un argine, un bastione addirittura, a questa corsa sfrenata che tutto coinvolge e tutto divora. «O tempo consumatore delle cose!» esclamava quasi disperatamente Leonardo da Vinci. È in questa direzione, e con questo intento, che nasce il progetto Memoranda Veronese, che oltre ad essere un'agenda, dal latino le cose che devono essere fatte, è prima di tutto una memoranda, che, sempre dal latino, significa le cose degne di essere ricordate. Torniamo al tempo. Probabilmente una delle cose, potremmo chiamarlo in moltissimi altri modi, maniere, definizioni, circonlocuzioni, giri di parole, tra le più sfuggenti e camaleontiche con le quali da sempre il pensiero umano, la religione, la filosofia, oggi persino la scienza e l'astrofisica hanno voluto o dovuto fare i conti. E non sarà certo un caso se, nel tentativo di dipanare l'intricatissima matassa, per cercare di non brancolare inutilmente nel buio e nell'indeterminatezza desolante, ancora una volta si è sentita la necessità di rivolgersi alla meno esatta tra tutte le innumerevoli scienze che formano lo scibile umano, la quale però, inutile negarlo, è quella che ancora oggi sa fornire all'uomo pensante le risposte più significative e profonde, la narrazione mitologica. Tutte le diverse e complesse cosmogonie universali hanno nei millenni costruito un loro racconto mitologico per descrivere la nascita e l'evoluzione del tempo, o meglio ancora, l'idea del tempo, mentre sono poche quelle che, assieme alla nascita del tempo, hanno anche spiegato, o tentato di spiegare, agli uomini come va a finire, o in altre parole chi sarà alla fine il definitivo uccisore del tempo. Lasciando da parte i popoli più lontani o quelli più sconosciuti, e ovviamente ai sempre attuali miti greci che dobbiamo, in questo breve spazio, rivolgere la nostra attenzione. Così i nostri cari pensatori antichi, forse abbacinati dalla splendente luce del sole e dell'afrodisiaca bellezza del mare greco, hanno rappresentato Cronos come un titano, figlio di Urano e Gea, che aveva il tremendo vizietto di divorare alla nascita i propri figli, dal momento che gli era stato predetto che uno di loro avrebbe posto fine al suo immenso e irrinunciabile potere. Gli era stato vaticinato, infatti, che qualcuno dei suoi eredi avrebbe ripetuto con lui l'atto di ribellione. Anche in questo caso, all'origine di tutto il successivo pandemonio, abbiamo un enigmatico atto di ribellione della creatura nei confronti del creatore, che lo aveva indotto a devirare il padre per prenderne il posto di comando. Poiché i suoi figli erano esseri divini, Cronos non poteva ucciderli per privarli della sua stessa vita immortale e quindi, per renderli inoffensivi, semplicemente li divorava. Solo Zeus riuscì a sfuggire al suo truculento destino perché Cronos, ingannato dalla moglie e sorella Rea, inghiottì una pietra al posto del neonato. Così, avvelenando il padre, Zeus ne prese il posto come signore di tutto il creato, divenendo il padre di tutti gli dei. Scrive Giulio Tonelli, fisico al CERN di Ginevra, nel suo bellissimo libro Tempo, il sogno di uccidere Cronos. Feltrinelli 2022. Terribile metafora, quella di divorare i propri figli, delle nostre angosce più profonde, che il tempo consumi e distrugga non solo noi stessi, ma anche tutta la nostra progenie e con lei le opere che immaginiamo più durature. Da allora, il sogno di uccidere Cronos ricorre nella comunità umana sotto forma di desiderio di fermare il tempo o di illusione di poterlo spodestare dal posto centrale che occupa in natura. Ma potremmo mai liberarci davvero di Cronos? I greci poi, da buoni filosofi quali erano, andarono giù un po' più di cesello sul concetto originale, dando al primordiale Cronos
tutta una serie di ulteriori epiteti nello sforzo, davvero titanico, di accendere almeno una piccola luce nell'oscurità profonda e in parte senza senso del vivere quotidiano umano. Così se Cronos è il semplice tempo che scorre, quello che Anassimandro definisce l'inevitabile ritorno all'assoluto con la morte, Aion è il tempo mistico o metafisico che si può chiamare semplicemente eternità o anche vita. È quest'ultimo, il tempo senza tempo, l'istante perfetto congelato per sempre. Lo spirito vitale che Eraclito di Efeso, sì, quello del famoso Pantarei, tutto scorre, ha sapientemente personificato nel fanciullo che gioca ai dadi, come potente metafora e tentativo di identificare le leggi che regolano un universo apparentemente governato dal caos. Viene poi Kairos, quello a me più simpatico, forse per via di quel suo enorme ciuffo di capelli e dalle svelte ali ai piedi, che per i sofisti rappresenta il momento opportuno, il momento irripetibile da acciuffare per i capelli, o ancora meglio, il fatidico essere al posto giusto al momento giusto, che lo avvicina, molto più correttamente, al latino fortuna audentes iuvant, o al cristiano aiutati che il ciel ti aiuta, insomma tu mettici del tuo e poi si vedrà e sarà quel che sarà. Nonostante tutte queste sofisticate elucubrazioni, la domanda di fondo rimane immutabilmente e ineludibilmente la stessa. Potremmo mai liberarci davvero di Cronos? Il vorace divoratore, aggiungo io, della giovinezza e della bellezza, delle opere e delle costruzioni, degli affetti e della vita stessa? Non assistiamo forse inconsciamente, almeno nella nostra società moderna malata di cronofobia, al più assoluto e profondo trionfo di Cronos? Tutti i giorni non scopriamo con orrore che, se gli uomini avevano sognato di ingabbiarlo, in verità hanno finito solo per ingabbiare se stessi. Un argine, un bastione, addirittura un antemurale da opporre al trionfo di Cronos. Ecco ciò di cui ancora oggi abbiamo bisogno. E se già Sant'Agostino aveva recuperato il concetto dello scorrere del tempo come la massima espressione della dignità del pensiero umano, dal momento che solo nell'animo umano si ha la percezione dello scorrere del tempo, il presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l'attesa, scriveva. È al sempre attuale Cicerone che dobbiamo ricorrere per cercare di trovare, se non proprio la soluzione al problema, almeno la traccia di un sentiero lungo il quale incamminarci. La memoria è tesoro e custode di tutte le cose. Tesoro e custode. La memoria è tesoro perché è il lascito più grande e prezioso che coloro i quali ci hanno preceduto nella vita, nella storia, nella fede, nell'architettura, nella scienza, ci hanno trasmesso e regalato. Un enorme e incommensurabile patrimonio che etimologicamente significa proprio dono moralmente dovuto fatto ai figli dal padre. La memoria è custode perché ci affianca, ci accompagna, ci sorregge, ci rinfranca, ci sprona, ci consola, ci rende davvero umani. La memoria è un po' la sorella gemella della sapienza, di cui la Bibbia provvidenzialmente dice: la sapienza previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Ecco perché all'inizio si diceva non solo agenda, ma anche e soprattutto memoranda. Sì, perché se non si coltiva e custodisce la memoria, quella personale come quella collettiva, si corre il grosso rischio di subire il trascorrere del tempo e di non farlo proprio, di lasciarlo passare senza interiorizzarlo, di farlo trascorrere senza custodirlo e senza apprezzarlo, cioè senza dargli un prezzo. Non per nulla ancora oggi diciamo che il tempo è denaro. Cosa troverete in questo volume così particolare? All'inizio di ogni mese una straordinaria fotografia dell'amico Dino Gamba, dedicata a Verona, è scattata nei diversi periodi dell'anno, che ne coglie l'inesauribile fascino che pervade le sue piazze, i suoi scorci monumentali, i suoi innumerevoli volti e le sue cangianti anime. Le immagini sono accompagnate da inedite e sagaci didascalie che le rendono emblema e raffigurazione della tanto decantata e ilare pazzia dei veronesi. Proverbialmente tutti matti. Ogni mese una parola, che in realtà è un ingenuo artificio per una fugace riflessione, visto che si parla di tempo che vola sul percorso ciclico dell'anno, con le sue caratteristiche, i suoi sentimenti,
le sue lune e i suoi stati d'animo, che poi in fondo sono anche i nostri. Memoranda Veronese 2024 si chiede poi se davvero esiste una profonda e genuina, da genius, cioè divinità in latino, veronesità, che si esprime in modi di pensare e di dire, in tradizioni culturali, in simboli e segni sparsi per la città, in storie di personaggi reali o solo di fantasia, anche letteraria, in un modo davvero originale e tutto veronese di vivere la vita, di guardare al futuro o anche solo di sedersi a tavola. Ma non si preoccupi, l'amico lettore. Veronesità è solo un simpatico modo di dire umanità. Last but not least, a ogni metà mese incontrerete il cambio del segno zodiacale, con i suoi miti straordinari, i suoi racconti favolosi, le sue leggende che ancora oggi ci affascinano tutte le volte che, alzando gli occhi al cielo stellato, rimaniamo attoniti a contemplare. L'oroscopo, fidatevi, non c'entra niente. E poi, siccome in questo mondo non ci siamo solo noi, alla fine di tutto ho messo una curiosa, ma credo utile, tabella per ricordare non il compleanno di parenti, amici, conoscenti, ma il loro onomastico con relativo santo patrono, in modo tale che a ciascuno di loro si potranno fare non una, ma addirittura due feste, che non è poca cosa. Un ultimo avviso ai naviganti. Se, aprendo il volume, incontrerete come primo mese dell'anno quello di dicembre 2023, non sobbalzate e non preoccupatevi, l'ho fatto apposta. Un po' per prendere dimestichezza con l'abituarsi a procedere durante l'anno per periodi, o meglio ancora per feste, un po' per darvi modo di prepararvi per tempo alla festa di tutte le feste, il Natale. Esiste la veronesità? Un mio carissimo amico, grande artista e profondo cultore del valore addirittura salvifico della bellezza, mi ricorda sempre che per riuscire a raccontare davvero in profondità una città, grande o piccola essa sia, è sempre necessario fare ascoltare al nostro interlocutore tutte e quattro le voci che immancabilmente costituiscono l'anima più profonda di quella città. La prima voce è quella dei luoghi. Sì, perché ogni città, e anche piccolo paese, fa parte di un luogo, o meglio ancora di una terra, di un territorio, di un ambiente naturale, spesso profondamente trasformato, a volte in meglio, a volte in peggio, dalla millenaria opera dell'uomo e dalle possenti forze naturali. Una città arroccata su di un colle e cinta di mura poste a sua difesa parlerà al suo visitatore in maniera diversa rispetto ad un'altra che si trova al centro di un territorio percorso da strade e vie di comunicazione di ogni tipo. Una città rivierasca sarà certo differente da un'alpina e una a cavallo di un confine, anche solo tra due regioni, sarà di certo differente da un luogo ben piantato al centro di un territorio isolato. La seconda voce è quella delle pietre. Certamente è la voce delle emergenze architettoniche e dai monumenti che caratterizzano quel particolare luogo, siano essi tanti o pochi, sopra terra o sottoterra, ben tenuti o trascurati, valorizzati o abbandonati. Ma quando dico la voce delle pietre, intendo proprio le sensazioni, le vibrazioni, le visioni che i diversi materiali che costituiscono una città sanno trasmettere, purché le si vogliano ascoltare. Roma biancheggia e risplende nel bianco candido del suo travertino. Firenze si crogiola e gode dell'eleganza principesca della sua pietra serena. Siena ti abbacina con il calore delle sue terre. Bologna è la rossa per tutte le centinaia di migliaia di mattoni e laterizi che compongono chiese, palazzi, piazze, vie, fontane. La terza voce è quella della gente. Chi ha la fortuna di abitare o di vivere in una città non metropolitana, almeno da un punto di vista reale e non freddamente burocratico, sa riconoscere benissimo questa voce. La sentirete non tanto nei centri commerciali o nelle stazioni ferroviarie, ma nelle piazze del centro, ai crocicchi delle strade, fuori le scuole, o semplicemente fuori dai locali, a volte semplicemente ascoltando le chiacchiere dei pensionati seduti al bar, delle signore al mercato, dei ragazzi appollaiati sui gradini dei monumenti, allo stadio o a teatro. La quarta voce è quella del genius loci. È la più difficile da ascoltare e da far ascoltare, è sfuggente, mutevole, ha bisogno di silenzio e di tanto amore per quella città, di profonda conoscenza della sua storia, di passione per le sue tradizioni, le sue diversità,
le sue piccinerie provinciali, ma anche per la sua grandezza e magnanimità. Per i romani, il genius in realtà era la divinità, il nume tutelare che la volontà soprannaturale aveva posto a custodia delle mura, delle case, delle opere, della gente che in quella città vi abitava e viveva. Nell'antichità si diceva che nel nome c'è già tutto. Si credeva che conoscere il nome segreto di una città valesse possederne lo spirito più profondo e più genuino. In altre parole, essere un tutt'uno con essa. Il più delle volte per scoprire il vero e profondo genius loci di una città e della sua gente, non c'è bisogno di leggere o studiare intere biblioteche, ma basta anche solo rifarsi a quel sentire comune, semplice ma profondo, stratificato nei secoli e nella storia, che nell'essenzialità di una breve frase popolare ne ha saputo cogliere l'animo profondo. Ricordate veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini magna gatti e veronesi? Le quattro voci non cantano all'unisono in maniera monotona, come in un vero e proprio brano sinfonico e polifonico. Si appoggiano una alle altre, una prevale per poi lasciare subito il posto all'altra, si completano, si sovrappongono, a volte tacciono per poi riprendere possenti e cariche di entusiasmo. Questa sinfonia, quest'opera così complessa e articolata, a volte fatta anche di suoni che stridono tra di loro, ma che danno timbri e colori all'intera opera, rendendola unica. Qualcuno che se ne intendeva parecchio diceva che la musica sta più nelle pause di silenzio che nelle note, ha un nome, una maniera in cui viene percepita e definita. Si chiama milanesità, torinesità, romanità, napoletanità e ovviamente, manco a dirlo, veronesità. Così è bello sapere che la prima citazione di questa Veronesitas, che riassume la peculiare identità della gente veronese sempre viva, secondo i lunghi secoli della sua storia, la troviamo addirittura negli antichi statuti del 1450, quando Verona si era data a Venezia oramai da quasi una cinquantina d'anni. Memoranda Veronese 2024. Si è dunque chiesta in cosa consiste, eventualmente, la veronesità di Verona e del suo territorio. Esiste davvero un modo veronese di guardare alla storia, alle tradizioni, all'arte, alla memoria, alla socialità, alle relazioni, all'amore, al cibo, al vino, insomma alla vita, in una semplice ma enorme parola? Per non sapere né leggere né scrivere, è a dei grandi del passato che ci siamo voluti rivolgere per cercare di scoprire un comun denominatore che tutto leghi e renda coerente. Nella bella cittade di Verona, scrive Jacopo Alighieri, secondogenito del sommo poeta che a Verona ha abitato per diverso tempo, nel sonetto Forestieri a Verona. L'azione si svolge nella bella Verona. Gli fa eco qualche secolo più tardi il bardo per antonomasia, William Shakespeare, che quasi sicuramente non ha mai messo piede all'interno delle tanto decantate mura di Verona. Entro la bella Verona, sembra quasi sospirare Giosuè Carducci nella poesia Davanti il Castel Vecchio di Verona, mentre il nostro Berto, Barbarani ovviamente, senza indugi se ne viene fuori con un verso lapidario. Dio come l'abbi fatta bella. Così è bellezza la parola chiave, la formula magica, il passepartout che ogni accesso apre. In un ormai datato ma ancora interessantissimo volume a cura di Pierpaolo Brugnoli, nella Bella Verona, Cappelli Editore 1972, la bellezza di Verona viene giustamente declinata nei suoi diversi aspetti. Verona è città bellissima, anche perché essa muta il senso, solo che si muti l'angolo dal quale la si guarda, vista dalla Valle Padana, cioè dal sud, e città nordica, piena di influenze nordiche. Vista dai paesi del nord Europa, essa è, come scrive il poeta tedesco, il luogo che introduce alle piane assolate, uscendo dalle fredde valli alpine. Ancora, vista dalla Lombardia, essa porta il segno di Venezia, ma se si guarda da Venezia, non potranno riconoscersi l'impronta longobarda. A Verona si combattono una guarnigione e una corte, possenti mura per le soldatesche e incanti di artisti al soldo dei signori. L'elemento militare vuole essere ingentilito per diventare tollerabile all'uso quotidiano. Sul marmo si appoggia solidamente il classicismo romano,
che tramite il Rinascimento giunge di un fiato al neoclassicismo, mentre se il barocco quasi vi manca, è il gotico che scombina introducendo nelle squadrate architetture l'elemento fantastico, religioso e cavalleresco. Parole alte, parole davvero straordinarie. Rischiamo però di cadere in un tanto grande quanto imperdonabile errore. Ritenere scontato ed eterno questo enorme patrimonio che ci è stato donato, e ancor di più rischiamo, magari imbottigliati nel traffico cittadino, quotidiano, o chini sullo schermo dello smartphone, di non sapere più aprire gli occhi, per meravigliarci di quanta bellezza ancora oggi ci attorni, ci accompagni, addirittura ci assedi. La memoria, anche in questo caso, ci viene in aiuto con storie, personaggi, segni, simboli, richiami, voci, racconti e tradizioni che parlano appunto di Verona e di bellezza, e che, pagina dopo pagina, mese dopo mese, Memoranda Veronese 2024 proverà a farci riscoprire e apprezzare. I segni della veronesità. Chiunque tra noi abbia superato l'esame teorico e pratico per la patente di guida sa che, di fronte a un pezzo di metallo catarifrangente di forma esagonale e di colore rosso e bianco, issato su di un palo e posto ai limiti della carreggiata, ci si deve arrestare. Stop! Tutti sanno che quando la maestra o il professore correggono i compiti in classe, nel momento in cui si trovano davanti a uno strafalcione grammaticale da far accapponare la pelle, non possono fare altro che segnarlo con due belle strisce rosse. Un errore da matita rossa, appunto. Tutti noi, che ce ne rendiamo conto, oppure no, viviamo immersi in un mondo di segni. Anzi, senza i segni non potremmo vivere. Tutto attorno a noi è un segno. Pensiamo anche solo alla moderna chiocciola, dei messaggi di posta elettronica. Che cosa rappresenta? A cosa fa riferimento? Perché si chiama così? Il grande poeta Charles Baudelaire scrisse dei bellissimi versi dal titolo Corrispondenze, che mi piace qui riportare integralmente, anche se nella traduzione italiana, ben consapevoli però che tradurre è sempre un po' tradire. La natura è un tempio dove, in certe parole, mormorano pilastri che sono vivi, una foresta di simboli che l'uomo attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari, come echi che, a lungo e da lontano, tendono a un'unità profonda e buia, grande come le tenebre o la luce. I suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi. Profumi freschi come la pelle d'un bambino, vellutati come l'oboe, e verdi come i prati, altri d'una corrotta, trionfante ricchezza, che tende a propagarsi senza fine, così l'ambra e il muschio, l'incenso e il benzoino, a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi. Parole e verità davvero sublimi. I segni, così come i loro antenati più arcaici, che sono i simboli, hanno una forza creativa talmente potente da dover essere usati e maneggiati con grande attenzione e rispetto. Un esempio tra cento, la svastica, antichissimo simbolo religioso originario delle culture di matrice europea, ma anche indiana, rappresenta il movimento attorno a un centro o asse immobile, Axis Mundi, che le varie culture hanno rappresentato con il sole, con la stella polare, con il carro di Mitra, Dio stesso. Eppure, ai nostri giorni, provate a esporre un vessillo rosso con una svastica nera al centro di un tondo bianco, andreste giustamente incontro a serissimi problemi. I segni sono ovunque, dicevamo. Sono tracciati nel cielo, a congiungere le stelle e a formare i segni zodiacali. Sono sul rigo musicale sotto forma di note, bemolli e diesis, a creare melodie e armonie che spesso ci rallegrano l'esistenza. Sono sulla tastiera del mio computer che sto usando per scrivere sotto forma di frecce, trattini, punti, virgole e lettere accentate, e ancora il lampeggiante dell'ambulanza, il rintocco di una campana a morto, il segno della croce. Ogni epoca, ma addirittura ogni civiltà più o meno organizzata, ha avuto i suoi segni, o meglio, un sistema di segni, che poi in realtà non sono altro che la maniera codificata e semplificata
per esprimere cose molto più complesse, che la lingua e il pensiero faticano a esplicitare. Prendiamo il semplice simbolo di un cuore. Lo troviamo tracciato sui muri delle città, sui vagoni della metropolitana, sui libri di scuola, sulle cortecce degli alberi, sui bigliettini che gli amanti si scambiano, sulle etichette dei vestiti, sugli emoticons dei telefonini. Eppure, per la scienza, il cuore non è altro che uno dei tanti muscoli che compongono il corpo umano, fatto per durare dalla culla alla tomba, ma pur sempre solo un semplice muscolo. Non vorrete forse far credere alla scienza che possa anche essere la sede delle passioni, delle emozioni, dei sentimenti, degli ideali, delle rivoluzioni, della vita intera? Ma non finisce certo qui, perché basterà scavare ancora un pochino e subito ci accorgeremo che il segno, il simbolo, se volete il semplice fonema, ha molto a che fare con un altro aspetto che da secoli affascina, turba, addirittura sconvolge l'uomo: il mistero. Il racconto di questo termine, dal punto di vista etimologico, inizia coi culti iniziatici greci, romani, medio orientali. Il mistero era il rito per gli iniziati, il mistero era il culto. Ricordiamo i misteri eleusini, i misteri orifici, i misteri dionisiaci. Adorazioni e celebrazioni ancora avvolte da una affascinante aura di mistero, appunto. Questa parola ci parla sì di un culto iniziatico, ma dipende etimologicamente dall'immagine di un chiudere, un serrare. In questo senso, il mistero è inaccessibile ai profani. Ma c'è chi ipotizza che il senso di questa dipendenza sia da ritrovare soprattutto in alcuni semplici gesti umani compiuti da una persona che, con quel segno, intende significare qualcosa di assai diverso o più profondo. Un banalissimo esempio: quanti significati può nascondere l'usuale e scontato portare il dito indice alla bocca per serrare le labbra? Lo avevano capito molto bene gli antichi, che così rappresentavano Angerona, la divinità del silenzio o dei piaceri, la protettrice degli amori segreti, la guaritrice dalle malattie cardiache, dal dolore e dalla tristezza, che viene rappresentata con l'indice della mano destra sulle labbra chiuse. Ad Angerona poi spettava il compito terribile di tenere segreto il nome della città, non consentendo ai nemici di conquistarla, oltre che di presiedere ad un periodo critico e delicato dell'anno, come era il solstizio d'inverno. Quante cose dietro a un innocuo gesto. Con il cristianesimo, poi, i misteri vengono chiamati sacramenti, come segni della grazia divina efficace, vale a dire che fa, che compie, che opera. E a questo punto urge fermarci a riflettere sulla soglia del mistero. Tornando a Memoranda Veronese 2024, ecco che ancora una volta mi sono chiesto se esistano e ancora siano presenti dei segni, dei simboli, dei misteri o persino dei veri e propri sacramenti che, in un modo o nell'altro, che ce ne accorgiamo oppure no, distratti come siamo da mille discorsi o affaccendati in mille cose, possano ancora una volta rappresentare una certa idea di veronesità, qui sempre intesa come spirito della città e dei suoi abitanti, come appartenenza comune, condivisione di valori, patrimonio collettivo dal quale non si può prescindere. Così, mese dopo mese, durante tutto il lungo percorso dell'anno, verrà presentato un segno particolare che ci possa rimandare a un evento storico, a un racconto popolare, a una tradizione o anche più semplicemente a un'usanza che pensavamo di conoscere a menadito e che, invece, racchiude molti più significati e rimandi di quelli che pensavamo. Non si dovrà stupire il curioso lettore se, tra questi segni di aperta veronesità, incontrerà personaggi in carne e ossa, ma anche figure che sono il fecondo frutto del costume tradizionale veronese. Un esempio su tutti? Eccolo avanzare, dinoccolato e scarmigliato nel suo aspetto ferino e quasi selvatico. Porta scarpe grosse, ma si dice abbia cervello fino. Non appartiene alla nobiltà di questa città, ma sta con i frequentatori dei mercati, sparsi nelle piazze di Verona. È rustego, ma quando parla non dice mai banalità, al punto che i sovrani e potenti lo tengono in considerazione come fosse il più dotto tra tutti i loro consiglieri. E quando viene il momento di abbandonare la scena di questo mondo, ecco il colpo di vero teatro,
il finale che non ti aspetti, il segno che tutto rende chiaro. Certo che è lui, il nostro Bertoldo Veronese. Personaggi veronesi. Ma quanti sono? Sono innumerevoli, come le stelle di un cielo invernale o come gli alberi di una foresta rigogliosa. Si trovano innalzati sui loro piedistalli di marmo o celati nelle pergamene ingiallite degli archivi e delle biblioteche cittadine, stanno nei libri di storia o nella memoria di chi li ha conosciuti anche solo per un breve periodo. Appartengono a tutte le epoche, a quelle antiche dei primi colonizzatori romani o a quelle balenanti di sangue dei tempi barbarici, a quelle gloriose dell'epoca scaligera o a quella interminabile del periodo veneziano. Hanno scritto, combattuto, pregato, dipinto, scolpito, composto, suonato, trascritto, cesellato, inciso, intarsiato, poetato, aiutato, sorretto, confortato. Di alcuni di loro si sa praticamente tutto, di altri quasi nulla. La leggenda e il racconto coprono le loro vicende come un manto che rende invisibili, mentre la vicinanza alle nostre epoche, e persino ai nostri giorni, ha reso alcuni di essi quasi familiari o amici. Il valore delle loro opere o delle loro azioni non solo li ha resi immortali, ma li ha guidati oltre i confini delle strette mura di Verona, a illustrare una gens, un popolo, quello veronese, gioviale e ilare. Sono personaggi della storia di Verona. Una cosa è certa, se è vero che le idee camminano sulle gambe degli uomini, come era solito dire Pietro Nenni, è anche vero che, per farsi azione, concretezza, gesti e storia, hanno bisogno di persone, uomini e donne, che a quelle idee sappiano dedicarsi e applicarsi, giorno dopo giorno, per inde ac cadaver, secondo il famoso motto scelto per gli appartenenti al suo ordine da Sant'Ignazio di Loyola. Come un corpo morto che si fa portare dovunque e trattare come più piace. È questo, ancora una volta, un modo per rendere omaggio alla memoria della nostra città e alla carne e al sangue di quei veronesi che, noti o meno noti, hanno resa unica e grande la nostra città. Quando si mette mano a un certo tipo di divulgazione storica come questa, ci si aprono dinanzi orizzonti inediti, tra cui spiccano non solo biografie poco conosciute, sebbene citate in tanti libri, ma anche immagini e scorci desueti di una città di cui si crede di conoscere tutto e di cui invece ignoriamo quasi ogni cosa. Al contrario, le sorprese, la meraviglia, lo stupore davanti a un particolare, a un autore, a una epigrafe antica, ancora commuovono ed emozionano. Trovare il criterio secondo il quale riuscire a scegliere 12 personaggi, in verità 12 vicende storiche, da incasellare nel breve spazio tipografico dedicato a Memoranda Veronese 2024 ai vari mesi dell'anno è stato praticamente impossibile. Il mese di nascita, il mese di morte, il mese di pubblicazione di un'opera o il giorno di un'impresa memorabile? Arresomi al dubbio, l'unica cosa che mi è passata per la mente è stata quella di rendere questa sezione un unicum, sempre presente nelle future edizioni. Partiamo dunque con questi 12 personaggi e poi, come sempre, il resto verrà da sé. Verona in tavola. Per quanto industrializzato e omologato sia da considerarsi il cibo, sulle nostre tavole, specie durante le feste, sussistono abitudini vecchie di secoli, quando non millenarie. L'alimentazione, la predilezione per l'una o l'altra pietanza, risentono dell'eco di pratiche rituali radicatissime, archetipi primordiali ancora presenti nel nostro quotidiano. L'approccio mediterraneo e in modo particolare italico è figlio dell'impronta greca, fortissima e viva, alla quale si sono aggiunte in epoche più recenti la tradizione, il simbolismo e la ritualità tipiche delle popolazioni celtiche, tanto nell'approccio alla carne, che risente del ruolo avuto dal cibarsi delle vittime sacrificate agli dèi, quanto nel pane e nei dolci. Pensiamo, per fare un esempio, all'accezione cameratesca di condivisione e unione tra uomini simili che pervade il rito della preparazione e del consumo di carne cotta sul fuoco. Tale vera e propria cerimonia ha origini sacre e millenarie, anteriori persino alla distinzione,
tarda ma potentissima, tra selvaggina di piuma e selvaggina di pelo, dove la seconda era appannaggio esclusivo dei re. Quando parliamo di origini sacre del cibo, dobbiamo subito includere anche la maniera in cui il semplice alimento viene consumato, vale a dire la convivialità, così fortemente sottesa tra i due poli opposti, ma nemmeno troppo, della guerra e della festa. Mangiare insieme, quindi, è un rito. La condivisione del pasto ha un ruolo importante nei riti di accoglienza e di ospitalità. Sin dall'antichità il cibo sta al sangue come l'ospitalità sta alla guerra. La guerra e l'ospitalità sono l'una non meno dell'altra, attività religiose destinate a vincere la potenza dello straniero e a neutralizzarla. Sosteneva il filosofo olandese Gerardus van der Leef nel suo Fenomenologia della religione 1933. Così ancora oggi l'atto del mangiare insieme a degli ospiti costituisce di per sé una festa. O meglio, è assimilabile a un rito festivo. Infatti l'arrivo di uno straniero rappresenta l'irruzione di una potenza sconosciuta, di un elemento ignoto e carico di mistero che rompe la quotidianità. Un evento straordinario che, nei secoli passati, aveva contraccolpi nella vita della comunità. Per questo lo straniero andava trattato con cautela e rispetto, e andavano approntati per l'occasione riti difensivi, apotropaici, purificatori e di aggregazione che riflettevano l'ambiguità del rapporto con l'estraneo che, segnando e approfondendo la distanza che ci separa dallo straniero, cercano di annullarla assimilando e aggregandolo alla comunità di accoglienza. Così per i romani, l'hospis, l'ospite, è sempre un po' hostis, il nemico. E, come in una guerra, anche in un banchetto, il rapporto con lo straniero esprime la tensione tra l'identità del gruppo e la diversità dell'altro. Lo straniero indossa sempre la maschera del diverso, rappresenta l'alterità in tutti i suoi aspetti benefici e malefici. Appartiene al mondo sacro, è portatore di una potenza ignota e per questo doppiamente paurosa, ma anche attraente. Può essere trattato come un nemico e allontanato o ucciso, oppure essere accolto con tutti gli onori di un re o di un dio. La stessa Bibbia, in diversi racconti, ci testimonia questa tensione ambivalente. Davvero straordinario è il racconto dell'incontro di Abramo con i tre viandanti forestieri presso le querce di Mamre. Il Signore apparve a lui, alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Questi dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, 3 sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Genesi 18:1-8. Ecco allora che far sedere un ospite, un altro da noi e dalla nostra famiglia, alla nostra mensa significa accoglierlo, trasformarlo temporaneamente in un nostro simile, neutralizzarne le diversità e la pericolosità. In questa accezione, la commensalità ha un valore sociale e comunitario fortissimo. Lo scambio del cibo è scambio del sangue, degli abiti, delle armi, dei doni, dei baci. È la stretta della mano o altre forme di contatto fisico che, per l'appunto, annullano magicamente le differenze e le distanze. Confondono la casa con la foresta o col deserto, aprono la comunità all'esterno, facendo circolare energia tra il dentro e il fuori e dando l'illusione che almeno temporaneamente siano abbattute le barriere che ci separano dagli altri. Scrive correttamente
Marcello Castiglione nel suo libro Significato del cibo nei rituali di ospitalità. Se poi passando a queste considerazioni legate al cibo e alla convivialità provassimo ad addentrarci nel mare magnum, peraltro molto ben noto e apprezzato dai veronesi, della cosiddetta antichissima civiltà del vino, ecco che davanti a noi si spalancherebbe un vero e proprio abisso culturale. Si dice, ma forse è meglio dire si racconta, che se la prima uva mostata non avesse fermentato spontaneamente, originando una bevanda piacevole e inebriante, la vite non avrebbe conosciuto grande estensione nel mondo e avrebbe condiviso la sorte di molte altre piante. È stato proprio il vino a salvarla, stabilendo così un legame vitale fra i tempi antichi e l'oggi. Utilizzato come merce di baratto e oggetto di fiorente commercio, il vino è diventato nel corso dei millenni un messaggero di cultura e un importante elemento di identità e di storia. In esso si ritrovano aspetti simbolici che toccano profondità individuali e collettive da un punto di vista culturale. È stato caricato di elementi rituali, di rilevanza sociale e di tradizione, spingendosi nel campo del mito. Dalle pratiche religiose, dell'arte, della musica, dell'immaginazione poetico-letteraria. Il vino è divenuto così simbolo di abbondanza e raffinatezza, di consolazione e rigenerazione, di ispirazione artistica, di convivialità, perfino di salvifica comunione divina. Non è casuale che le culture sumera, egizia, ebraica, fenicia, greca, etrusca e romana abbiano provveduto a elaborare su di esso una ricca costruzione mitologica tesa a spiegarne l'essenza in termini sia religiosi che magici. Sono molti i miti del vicino Oriente e dell'area mediterranea che hanno elaborato narrazioni fantastiche sull'origine della vite e del vino. Per gli antichi egizi il vino era considerato un'invenzione di Osiride, mentre in Grecia questa stessa invenzione era posta sotto il segno di Dioniso e di Zeus. In area latino-romana sarebbe stato Saturno a far dono del vino agli uomini ignari dei suoi possibili effetti, che scambiarono per una intossicazione. Con Orazio e Virgilio il vino entra nel regno della poesia. Nelle Georgiche Virgilio descrive la viticoltura come la più difficile delle arti agricole, mentre Orazio nel Carpe Diem canta il vino quale rifugio e sollievo per i mali della vita, elemento di equilibrio e misura della felicità. Nel Medioevo il vino assume valore simbolico come sangue di Cristo, ragion per cui nei conventi si conserva la cultura del vino che diviene vero e proprio status symbol sulla tavola dei ricchi, dei potenti e degli ecclesiastici. Nell'ebraismo, fin dall'antichità, il vino ha costituito un segno forte per la vita del popolo di Israele. Nella Bibbia più volte si fa riferimento alla vite, tuttavia il vino degli ebrei è diverso dagli altri. Coltivato e prodotto seguendo specifiche regole di Kasherot, non può essere mischiato con quello degli altri popoli, destinato alle divinità pagane, esigenza questa che favorì lo sviluppo di peculiari tecniche volte a produrre una viticoltura esclusiva. Il cristianesimo eredita dalla tradizione ebraica questa cultura, pur attribuendone un significato completamente nuovo. Esso è infatti indissolubilmente legato al sangue di Cristo versato sulla croce e segno tangibile della sua presenza nella Chiesa, nell'Eucaristia. Anche la religione islamica, sebbene vieti ai suoi fedeli il consumo del vino, conserva una tradizione mitologica che illustra l'origine e la successiva negativizzazione di questa sostanza. Per ora fermiamoci qui, anche se sarebbe estremamente interessante approfondire i diversi aspetti legati al cibo, al bere, alla festa, alla ritualità, alla convivialità. Cercheremo di farlo nelle pagine dedicate mese dopo mese al tema di Verona a tavola, con la rassegna di cibi, pietanze, frutti, dolci e ogni altra leccornia gastronomica che la tradizione culinaria veronese ha conservato, ma di cui, a volte, si è persa la memoria. Non si tratta delle classiche ricette dei gnocchi. Il correttore di testi mi forza a cambiare dei in degli, ma io resisto, forte della ferrea tradizione veronese o della peara, ma di aspetti interessantissimi della cultura, della passione, della tradizione, del senso popolare più profondo della nostra città legato al singolo alimento, alla singola pietanza o alla singola bevanda. Mi verrebbe da dire, evangelicamente, non solo di pane. Dicembre 2023. Una parola al mese.
festa. Nelle civiltà tradizionali, quelle nelle quali ogni atto aveva a che fare e si rapportava con il divino e con il sacro, era fortissimo il mito dell'eterno ritorno. Il trascorrere ineludibile del tempo seguiva ritmi cosmici naturali caratterizzati da un continuo rinascere e ritornare. Questa necessità di rigenerarsi, per le società arcaiche, annullava l'idea di tempo fisico e di storia, come la intendiamo noi adesso, e la stessa fine della vita era percepita come un tornare, seppur doloroso, alla Terra, per una nuova generazione e per un nuovo ciclico ricominciare. D'altro canto, come non pensare eterno e rigenerante il ritorno ciclico dei mesi, delle stagioni, della luna nel cielo, delle costellazioni, della fertilità materna, delle foglie verdeggianti, del sole sfavillante. Ora, tutto questo, per noi uomini moderni, sembra, ma solo in apparenza, vogliamo credere, aver perso senso, sapore e significato. O almeno tutto questo ci lascia indifferenti, freddi, distaccati, apatici, impassibili. Abbiamo smesso di stupirci, di meravigliarci, di rimanere con il fiato sospeso e il cuore che batte nel petto. In una parola, abbiamo smesso di contemplare. Ma non è tutto perduto, ovviamente. Infatti, se spegnessimo per un attimo il cellulare e smettessimo di pensare al tempo che scorre in termini di ore, giorni, settimane e mesi, che si susseguono uno all'altro, mordendosi in continuazione la coda e lasciandoci con un insopprimibile senso di ansia e di stress, allora potremmo riscoprire il significato profondo e liberatorio della festa intesa come momento di rigenerazione, ricreazione, di rinnovamento. La festa, con la F maiuscola, non quella che inizia con il weekend per finire dopo poche ore, ma quella lunga, un ciclo che conta addirittura 12 misteriosissimi giorni e 12 incredibili notti. Dodecameron. La festa che riconcilia il ciclo lunare con quello solare, la festa preceduta dalla vigilia, la festa che prelude, per chi crede, al giorno senza tramonto. Il termine festa scaturisce dal latino festus, che significa giocoso, felice. I festa dies sono quindi i giorni felici, i giorni gioiosi, e secondo molti la parola festus è un ramo del grande ceppo di ferie, ma anche di fanum, che significa tempio, e indica contemplazione, solennità, ritualità, in pratica tutta quella sfera di significati che avvicinano l'umano al divino, e quindi alla beatitudine e alla gioiosità che si gode nelle sfere celesti, siano esse pagane o cristiane. Così si parla della festa del Natale o della festa di compleanno, della festa che quest'anno cade di martedì e quindi si può fare un ponte. Del vestito della festa che certo non si può indossare tutti i giorni perché altrimenti se ne svilisce il valore, della festa che ci fanno gli amici o il cane scodinzolando la coda, così come si può fare la festa all'enorme porchetta e conciare per le feste, anche solo verbalmente ovviamente, un collega non proprio simpatico. E poi c'è anche il festival, un antico termine francese che indicava un evento sacro e popolare arricchito, manco a dirlo, da musica, danze e grandi mangiate. In pratica una grande e chiassosa festa per andare oltre il mero stato di necessità e vincere un po' la morte. Mi piace lo spirito del ritrovarsi, la convivialità senza fronzoli, la presenza dei fiocchi di neve, quella delle mura spesse, tenendo in mano un bicchiere di vino per un paio d'ore in assoluta serenità. Adeline Virginia Woolf. Gennaio 2024. Una parola al mese. Dono. L'Epifania, che in greco significa manifestazione, è la festa che caratterizza il mese di gennaio e che, nel ciclo annuale delle festività, viene a concludere, o far riprendere, uno di quei cicli festivi detti dei Dodecameron, i 12 giorni, durante i quali il tempo quantitativo, quello degli orologi, degli orari, degli impegni prescritti, lascia il posto al tempo qualitativo, che è quello del rinnovamento, della gioia, dello straordinario, della rigenerazione. La dodicesima notte dopo il solstizio d'inverno è spesso descritta e sentita come la festa dei doni, o dei regali, detti anche presenti, che materialmente possono anche essere la stessa cosa, ma che etimologicamente e simbolicamente hanno tutti e tre dei significati molto più profondi e ricchi. Dono deriva da dare, verbo di antica radice indoeuropea, che indica ciò che si dà
o riceve senza niente in cambio. Leggendo l'Odissea, si rimane colpiti dal fatto che in molte occasioni, quando si è sul punto di congedare chi ha ricevuto ospitalità durante un viaggio, gli si offre un dono, con il fine di garantirsi una rete di alleanze, a distanza, assolutamente necessarie, in un mondo in cui avere un luogo, una persona, una città dove poter trovare riparo era quasi sempre una questione di vita o di morte. In questo caso, il dono prospetta un profondo tipo di valore, perché crea un legame o ne rafforza uno di già esistente. Un bene donato gratuitamente fa nascere una relazione non basata sullo scambio di una merce o sulla soddisfazione di un bisogno, ma sulla volontà di dare un pezzetto di me stesso senza pretesa di contraccambio e che rimane presso l'altro. Il dono e il donare schiudono la base della reciprocità in uno scambio respirante, gratuito, che si apre al di fuori da noi. Per donare serve coraggio, specie per donare ciò che non si può comprare col denaro, ovvero ciò che richiede tempo, energie, sentimento, ciò che realmente ci rende ricchi. Non sempre questo dono viene compreso, ma nell'istante in cui ciò avviene e veramente il dono diventa navicella di reciprocità, di alleanza, di amicizia, di tributo amorevole, è lì che la porta dell'altro si schiude, giusto la brevità di una fessura, e ci fa intendere che cosa l'altro sia, cosa noi siamo insieme. Regalo probabilmente deriva da regalia, che indicava le cose del re, addirittura i diritti del re. In epoca alto medievale, le regalie principali erano quelle di imporre le tasse, il diritto all'estrazione mineraria, le prestazioni per il mantenimento della corte imperiale, il diritto di battere moneta ed imporre dazi sul traffico delle merci. Tutte cose che di gratuito e di spontaneo hanno ben poco. Il presente, inteso come dono, rimette un po' le cose al loro posto da questo punto di vista, perché nel suo significato profondo fa trapelare una libera volontà di esserci, di stare accanto, di impegnarsi, cioè dare impegno, addirittura di sacrificarsi in favore di qualcuno, e questo rende spesso nobile e coraggioso chi si fa presente. Ciò che non abbiamo osato, abbiamo certamente perduto. Oscar Wilde. Avete ascoltato Autori e Letture, podcast di Edizioni 03.